La ripresa in Italia rischia di fermarsi nelle banchine dei porti, dove i container escono sempre con maggiore difficoltà perché mancano i camionisti. Nel porto di Genova servono ormai dai 7 ai 10 giorni affinché la merce riesca ad uscire dallo scalo. Le associazioni del settore calcolano che servano almeno 20.000 camionisti per riuscire a fronteggiare la grande richiesta di trasporto dagli scali italiani ai mercati di destinazione. In Italia ha pesato anche l'aumento dei salari nei paesi d'origine. Mancano i camionisti stranieri. Se effettivamente tanti autotrasportatori prendono la decisione, come stanno facendo, di andare a lavorare dove guadagnano di più, la vita è meno cara e dove non c'è bisogno, tra virgolette, di avere la carta verde, quindi il Green Pass, probabilmente la situazione potrebbe ulteriormente degenerare e causare degli ulteriori problemi per il porto di Genova e per tutta la filiera, per tutta la logistica italiana. Ricordiamoci che il porto di Genova a livello è l'1% del PIL italiano. Basterebbe abbattere il costo delle patenti di guida dei camion, così da poter aumentare il numero dei camionisti. Mediamente il conseguimento di una patente C più una CE, perché comunque non dimentichiamo che l'autotrasporto vuole un conducente che abbia l'abilitazione anche per guidare un rimorchio, ed una carta di qualificazione del conducente ci aggiriamo intorno ai 5.000 euro di costo. Quindi questa è una cifra che, visto la poca appetibilità del lavoro del driver di mezzi pesanti. Questo lavoro a un giovane adesso come adesso non lo consiglierei. Vi faccio un esempio. Io ho iniziato questo lavoro qua circa 26 anni fa. Facevo l'impiegato, avevo uno stipendio all'epoca delle lire di 1.300.000 lire. Ho iniziato a fare questo lavoro prendendo 4 volte lo stipendio che prendevo da impiegato. Adesso la differenza si è talmente assottigliata che non è più 4 volte di più, ma si tratta di 300-400 euro di differenza, con la conseguenza che un impiegato magari fa 8 ore al giorno, un autista fa 15 ore al giorno. Sappiamo quando partiamo al mattino, ma non sappiamo quando arriviamo alla sera. Questa è una panoramica generale di queste difficoltà. Dogane, traffico sulle strade, incidenti, pioggia. Le autostrade si sono accorte di queste gallerie, di questi ponti che stanno venendo giù, quindi hanno ridotto le corsie da 3 a 2 a 1, quindi per conseguenze di imbuti che portano a delle colonne di 3, 4, 5 km delle partite di tempo. Non rispettiamo neanche gli orari di consegna che dobbiamo fare con i clienti. Ecco perché mentre